Sì. Gianluca, il turno di questo weekend, con le sfide che ci sono in vetta alla classifica, possono offrire a Napoli, Roma, Lazio, cioè le grandi deluse fino a questo momento, l'opportunità, e sono opportunità, diciamo, raccoglibili quelle che si offrono a queste squadre? Roma e Lazio per accorciare in zona Champions sicuramente, per la lotta dello scudetto è normale che ci sia lo scontro diretto Juve-Inter, qualcuna dovrà rallentare, ha ragione Michele, può andare bene soltanto all'Inter in caso di successo. Napoli gioca una partita tosta, difficile, mi è arrivata adesso notizia che Lindstrom può avere avuto anche un problemino nella partita inutile che la Danimarca ha giocato con l'Irlanda del Nord e persa. È rientrato Oliveira perché fortunatamente tra virgolette è stato squalificato e non ha, quindi non farà quello che faranno gli altri sudamericani come quelli dell'Inter che tornano giovedì, quindi è rientrato prima, però non c'è Mario Rui, non sappiamo Osimhen per il Napoli se potrà rientrare e in che condizioni rientrerà direttamente con l'Atalanta, e poi si deve verificare le condizioni di Zielinski che ha avuto questa bronchite, questa tonsillite, questo principio, ma insomma la partita con l'Atalanta è tosta, anche l'Atalanta ha molte assenze. Però, insomma, voglio dire. E diciamo corre gli stessi rischi del Napoli, perché insomma, se la partita è difficile per il Napoli, anche in chiave Atalanta, per quanto riguarda la Champions League, è troppo presto, Maurizio, del Napoli che rientra in lotta per il tricolore, bisogna aspettare questi scontri diretti, la Juve, l'Inter, l'Atalanta, l'arrivo di Mazzarri, sistemarsi un attimo, capire se Osimhen riprende. Alla fine di questo ciclo potrai tirare insomma una linea e capire che tipo di distanza c'è tra Inter e Juve per capire che ma Gianluca, come si potrà eventualmente rientrare in lotta. Gianluca, scusami, però io credo che realisticamente l'obiettivo di De Laurentiis col cambio che ha fatto fosse la paura di non certo. tenere un posto in Champions, certo, perché secondo me è il primo a non credere di poter rientrare nella corsa scudetto, sì. Poi vabbè, mai dire mai, sì, però veramente la paura di De Laurentiis era quella di star fuori dalla Champions, cioè rifare la stagione di Gattuso, insomma, via. Sì, è un peccato a cose fatte, il senno del poi, a cose fatte che De Laurentiis se ne era accorto anche il mese prima, a ottobre, poi ha ricevuto il no di Conte e ha provato a salvare ancora la situazione con Garcia, ma Garcia, voglio dire, ha tristemente fallito il suo operato, il suo mandato, e forse doveva avere il coraggio De Laurentiis di avere coscienza fin da ottobre, quando perse la partita in casa con la Fiorentina, di capire che doveva cambiare qualcosa. Secondo me si è, come fa spesso, leggermente sopravvalutato De Laurentiis, pensando di avere la capacità, commissariando Garcia e stando tutti i giorni al campo, di riuscire a risollevare la squadra. Però quelli non sono compiti che spettano un presidente che tra l'altro di calcio non è competente. Al massimo vicino alla squadra ci deve stare un direttore credibile, capace, esperto, cosa che il Napoli non ha e continua a non avere. Tra l'altro io mi stupisco del fatto che De Laurentiis con alcuni direttori sportivi esperti, navigati in giro, liberi, continui a voler fare senza direttore. È una cosa molto strana e un po' pericolosa, a mio avviso. Un delirio di onnipotenza che aveva già colpito Andrea Agnelli qualche anno fa, no? Sì. Non senza direttore sportivo, perché lì c'era Paratici, però si era liberato un po' troppo facilmente di Marotta. Anche se devi fare il mercato a gennaio, per modo di dire. Metti che ti accorgi che con quelli che vanno tra pochi minuti il mercato di Bergigia, ricordiamolo. Sì, sì. Ecco, no, metti che con quelli che vanno in Coppa d'Africa tu comunque magari hai bisogno di un centrocampista, e chi li prende, chi li fa, chi fa le operazioni di mercato? Dai, la solita cosa, insomma, non lo so. Io non lo so, però voglio chiedere a Marcello. Marcello, è una partita quella di domenica che ci dirà quali pretese può avere la Juventus in questo campionato? Sicuro. Cioè se l'Inter vince, l'Inter va in fuga, e per la Juventus diventa molto più complicata la rincorsa, perché poi sei costretto a inseguire, a vincere sempre.
mentre invece quando sei lì attaccato puoi anche far permetterti ogni tanto il pareggio, cioè lì quando sei poi dietro così sei obbligato a vincere sempre, non so se questa Juve può tenere quel ritmo, quindi secondo me è importante, è importante, perché se invece succedesse il contrario, che la Juve vince questa partita, beh, allora se vince questa partita io vi dico subito che la Juventus può ambire lo scudetto, se vince questa partita. Okay. Un pareggio li tiene tutti e due lì, li tiene tutti in gioco. Sei d'accordo, Michele? Sì, ma secondo me, allora, sì, se l'Inter vince va più 5, siamo a un terzo del campionato, dopo 13 giornate sarebbe una mini fuga credibile, sì, perché la fa la squadra anche con una rosa profonda, che gioca bene, eccetera, sì, eccetera. Però campionato chiuso dopo quello che è successo anche negli anni scorsi. Ma non è che parliamo di campionato alla tredicesima, di indirizzamento. No, ma di indirizzamento io ti dico che io al Napoli, al Milan, già oggi alla dodicesima non credo più. Perché per mille motivi. Io al Napoli credo più che al Milan. Il Napoli alla rosa, sì, però si è fatto male da solo e adesso sarebbe già un successo, adesso, diciamo, rimettere in ordine le, ma 10 punti. Però ne abbiamo viste squadre recuperare 10 punti. Certo, eh. Sì, però ne abbiamo viste anche punti, tante fermarsi. Ancora degli scontri diretti, perdone, non dimentichiamo. Sì, però scusa, è vero che ne abbiamo viste tante che magari ne hanno perse, eccetera, però anche l'Inter deve fare attenzione, perché qualora vincesse tutto quanto non deve fare l'errore di due anni fa che poi ti fai rimontare. Però se l'Inter fa l'errore, secondo me c'è una rivale che è la Juventus. Cioè, il Napoli viene da una vittoria, quindi non è che ha quella fame feroce. C'è Osimhen che non si sa il contratto, Zielinski non si sa il contratto, Kim non c'è più, Mazzarri si deve ambientare, Mazzarri non ha un contratto. Però il Milan 10.000 infortuni, martedì si gioca la partita col Dortmund. Cioè, ci sono troppi problemi. Milan e Napoli in ottica scudetto, in ottica terzo posto è un'altra storia. Invece la Juventus con una partita a settimana, recuperando i pezzi, mettendo un centrocampista nel motore a gennaio, se Chiesa è questo di stasera, Vlahovic lo recuperi, insomma la Juventus comunque può sì, fare. Ma devi restare lì, devi restare lì, però domenica però, non devi ragazzi perdere. La notizia è che dopo Marotta e Pioli stasera per la prima volta Chirico ha detto che se la Juve vince può ambire lo scudetto. È notizia. Sì, se vince sì. Se va davanti all'Inter, no, sì. Perché fino ha sorpassato a sinistra Allegri. Guarda che fino a settimana scorsa si parlava, tutti i juventini che io sentivo, era la Juve da quarto posto, entrare in Champions, era quello l'obiettivo, sì, della Juve, dico, perché la noi squadra giochiamo, noi domenica giochiamo contro la squadra favorita, certo, per vincere lo scudetto, certo, solo se vinci questa partita e vai davanti, stavolta non c'è la possibilità dell'Inter che nel weekend ti recuperi, perché è lo scontro diretto, se vai davanti, beh, insomma sì, ma bisognerà anche vedere cosa succede a gennaio, dire, quando voi prenderete almeno due centrocampisti e quindi avrete anche dei rinforzi reali. Uno sicuro, beh, due uno almeno, però non avete bisogno di due, ne sono usciti due. Noi ci fermiamo per un istante di pubblicità, torniamo tra poco. Federico, allora, le formazioni per quanto riguarda lo scontro diretto. Allora, ovviamente parliamo di probabili formazioni, sì, c'è ancora poco meno di una settimana, diciamo 6 giorni prima di arrivare alle scelte definitive. Ci sono dei giocatori in dubbio, soprattutto nella Juve, nel senso che l'Inter non ha grossi dubbi, sa già che non avrà né Pavard né Bastoni e quindi insomma giocherà senza di loro. La Juventus invece ha un po' di acciacchi soprattutto in mezzo al campo e spera di recuperare più giocatori possibili, magari tutti, chi lo sa. Partiamo dalla Juve, allora andiamo proprio a vedere la squadra di Massimiliano Allegri, quali sono i problemi. Beh, McKennie ha lasciato il ritiro degli Stati Uniti per un problema al tendine del ginocchio, Miretti ha lasciato il ritiro dell'Under 21 per un problema alla schiena, Locatelli, come vi abbiamo già raccontato settimana scorsa, ha riportato una microfrattura alla costola, quindi questi tre giocatori sono quantomeno in dubbio. Al momento dei tre quello più in dubbio è Locatelli. Miretti e McKennie dovrebbero esserci, tanto che insomma la Juve sta facendo delle terapie con entrambi, dovrebbero recuperare. Quale può essere dunque la soluzione se non recupera Locatelli? Sono due: o Rabiot viene spostato a fare il regista, oppure si dà fiducia a Nicolussi Caviglia, che però chiaramente sarebbe un po' più un salto nel buio, considerando che Allegri gli ha dato veramente pochi minuti, ha debuttato nel finale della partita contro il Cagliari. Per il resto dubbi non ce ne sono. Ecco, forse in attacco il solito ballottaggio Vlahovic-Ken, con Ken che però ormai sembra essere diventato il titolare. Vediamo l'Inter? Sì, assolutamente. No, volevo perché prima vai. Facciamolo commentare dallo Sgabuzzino. Perché sì, Sgabuzzino chiede: perché non avete messo UEA? UEA ha recuperato.
Beh, appunto, ha appena nessuno? Recuperato. Ma non gioca, dai. Sì, cioè, Weah non giocava neanche non prima, Marcello. Perché non deve giocare? Ma perché prima perché era titolare gioca, Weah, Marcello. Quando mai ma è stato titolare aspetta, Weah? Le prime aspetta, due giornate, aspetta. Forse. Ah, sì, dai. Aspetta, aspetta. Vediamo se non gioca Weah. Vediamo. Per me ci sono tutte le probabilità che può giocare. Perché lo avete escluso? Ma perché, perché non lo mette mai titolare? Perché dovevano Allegri, metterne 11. Ma non è vero, è giocato, ma non è vero. All'inizio? Come non è all'inizio. Giocato titolare? Ma poi all'inizio. Nella tre settimane di stop, però. Prima ma ha avuto un infortunio. Ma ho capito, Marcello. Ma prima di farsi male giocava McKennie sulla esatto, destra. Non giocava lui. Ma esatto. Quando stava bene ha giocato, poi ha spostato McKennie in mezzo. Comunque vabbè, voi siete convinti ma, così io. Ma a maggior prima ragione essere, ma quando ha azzeccato no, che, ma dico, quando ha azzeccato il cambio di Spalletti con Ken adesso no, ma a maggior ragione non so, io dico che secondo me può giocare poi, ma in so, una partita se voi siete così convinti che parta a cambiare una squadra pericolosa giochi contro l'Inter non giochi con la Cremonese contro una squadra fortissima sugli esterni lui ha giocato contro il Milan e contro la Lazio non può giocare contro l'Inter scusate no cioè, per me non può giocare per me per può me giocare no. Invece per me comunque può giocare. Vediamo l'Inter adesso metti Cambiaso a destra che non è il suo ruolo naturale può farlo lì ma lui gioca a sinistra ma metterà McKennie a destra sì. Ma io ho visto la grafica e io ho visto la grafica no, allora, guarda aspetta. La grafica è cambiato a destra no aspetta però allora secondo me se recupera anche Locatelli finisce McKennie, come dice Paolo McKennie va a destra allora avresti Locatelli, Rabiot, Miretti e Kostic. Se manca Locatelli, Rabiot regista certo. Cambiaso. E secondo me usa Cambiaso mezzala. Oppure UEA, insomma, potrebbe anche avere ragione. Ma conoscendo il calcio di Allegri, che è prevenzione, cioè contro una squadra che è fortissima sugli esterni, con i quinti, non mette uno che è appena arrivato al campionato italiano che ha dimostrato di essere capace solo di attaccare ma non di difendere. Contro Di Marco, tra l'altro. Appunto, lì sarà il tema. E quindi l'Inter? All'Inter, vi dicevo, non ha dubbi nel senso che si sa già, Pavard e Bastoni non ci sono, giocherà questa linea difensiva, Darmian, De Vrij, Acerbi. Perché? Perché già quando capita che Inzaghi vuol far riposare Bastoni, di solito la soluzione è spostare Acerbi sul centro-sinistra e mettere De Vrij in mezzo. Questa diciamo che sarà una soluzione che l'Inter dovrà adottare per almeno 2-3 settimane, credo io. Poi magari Bastoni recupera prima, però diciamo, Pavard sicuramente fuori 2 mesi. Bissek non dà al momento ancora le garanzie per giocare una partita come quella con la Juve. Con Benfica però le dà. Col Benfica sì, beh, col Benfica è una partita che conta fino a un certo punto. No, diciamo vero, che non conta quasi nulla. Cioè il primo conta posto, solo però, se non vince il Sociedad. Sì. Per il resto l'Inter poi è quella tipo, centrocampo e attacco sono con i titolarissimi, quindi Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Di Marco e davanti Thuram, Lautaro. Non so Michele, Lautaro deve giocare contro il Brasile, no? Sì, oggi in Argentina dicevano che gioca lui, io gioco partire lui, perché di solito fa una volta ciascuno e nella partita persa tra l'altro con l'Uruguay in casa è partito Julian Alvarez, è entrato Lautaro nel secondo tempo, all'inizio del secondo quindi tempo. Stasera, stanotte c'è una battaglia, domani notte c'è una bella battaglia. E dovrebbe giocare anche Carlos Augusto nel Brasile, che non ha giocato l'altra volta, quindi insomma il Brasile viene da due sconfitte con la Colombia e l'Uruguay di Bielsa che ha battuto sia il Brasile che l'Argentina. È vero che adesso in Sud America, a proposito di partite inutili, su 10 squadre vanno 6 e la settima spareggia, cioè praticamente giocano 18 partite per eliminarne 2 e 3, è una roba veramente assurda. Però Lautaro insomma sì, non è l'ideale, anche se a differenza del derby che si giocava sabato, stavolta, come dicevate, mi sembra Marcello all'inizio, torneranno il giovedì, quindi avranno un allenamento vero il venerdì e una rifinitura sabato, quindi non è che proprio tempo pochissimo, meglio delle altre volte. Eccoci insieme a Paolo Bergigia, Calciomercato. Allora, faccio come a scuola, da dove vuoi partire? Argomento scelto. Beh, voglio partire dal Milan. Voglio partire dal Milan perché comunque è vero che in questi giorni intorno alle nazionali non c'è stato tantissimo movimento mediatico, però chiaramente gli osservatori sono andati a vedere anche i giocatori con le nazionali e comunque sul Milan ci sono due certezze, quantomeno una, il reperimento di un difensore centrale. Sì. E poi
è chiaro che dal punto di vista mediatico interessa un po' di più il discorso sull'attaccante. E si è parlato tanto e ancora di Jonathan David in questa settimana, però cerchiamo di spiegare come stanno le cose. Noi sul difensore abbiamo dato un aggiornamento con un titolo, eccolo qua, lo potete vedere: scende Kelly, sale Kouliarakis. Il discorso Kelly, stiamo parlando di Lloyd Kelly, il capitano del Barmont, classe 98, contratto in scadenza nel 2024. Ecco, il Milan sta capendo anche dall'Inghilterra, l'hanno anche scritto, che il Barmont, nonostante il difensore non voglia rinnovare il contratto, lo vogliono tenere fino a fine stagione e poi perderlo a costo zero. Quindi è per quello che scende questo difensore inglese, che era il profilo ideale per esperienza, per fisicità, per il Milan. Kouliarakis invece è potenzialmente un'altra scelta, non è una certezza. Stiamo parlando del difensore del PAOK Salonicco, molto più giovane, del 2003. Il Milan dovrà lottare sulla quotazione, perché i greci chiedono dai 15 ai 18 milioni e non c'è probabilmente nelle intenzioni la volontà a gennaio di investire così tanto per un difensore. Ecco, questo è un po' il punto sulla difesa, perché poi noi l'altra volta avevamo parlato di altri giocatori come Finn Van Bremen, altro sì, 2003 del Basilea, però Kouliarakis darebbe più garanzie in questo senso. Ecco, questo era un po' il discorso sul difensore. Ecco Gianni, a me risulta invece che non invece no, mi risulta, no, no, anche risulta. Altrettanto siamo lontani dal mercato, quindi adesso no, certo, non è che c'è una strada sola. Il Milan è disposto ormai a chiudere per Miranda, questo terzino sinistro, sì, sì, del no, 2000. Quello è un'altra cosa, io parlavo del difensore centrale. No, no, certo. Su Miranda, i nomi sono quelli. Sì, sì, no, su Miranda sicuramente, poi ne parlavamo, ma lo diciamo ogni volta. Praticamente hanno fatto un'offerta, c'è un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro per lui, gioca nel Betis, ricordiamo, che non rinnova il contratto con Real Betis, e sembra che ci sia la possibilità, ecco, però, di portarlo per 5 milioni, sembra che sia la cifra indicata per acquistarlo. Sì, perché anche lui è in scadenza nel 2024, anche lui lo rinnova. So che il Milan ha offerto 3. Il sì, Milan, beh, ha offerto 3. Insomma, se comunque, la Miranda, per portarlo già a gennaio però, Sì, sì, lo, ma Miranda è meno una necessità, certo, perché comunque Teo rappresenta l'alternativa attuale e futuribile per Teo Hernandez, certo, ecco, mentre certo, il difensore centrale è una richiesta, certo, che ha fatto Pioli. Sui nomi dei difensori, Michele, poi è chiaro che in questa fase del mercato è anche difficile scegliere, anche per un club dal prestigio come il Milan, lo sarebbe per l'Inter, per la Juve, insomma, perché a gennaio... Sì, sì, però come dicevi tu, il Barmouth non ha intenzione, anche a costo di perderlo a zero, e quindi... Esatto. Quella, esatto, la richiesta, cioè non è una richiesta, per forza, poi Pioli, giustamente, si è fatto male Kalulu, si è fatto male Pellegrino, chi era il terzo, il quarto gli serve per forza. Quindi il Milan, il centrale, lo deve prendere come la Juventus deve prendere il centrocampista. Certo, adesso poi ci arriviamo. E quindi Kelly, diciamo che la notizia un po' di questi che giorni scendono, che esce, le quotazioni, e che esce dall'orbita. Paolo, Milan, volevo chiederti, sì, invece, il ritorno di Cabbia è possibile? Visto che è in prestito lì. No, in, non è impossibile. Io ne avevo parlato, non so se vi ricordate, sì, forse uno sì, l'aveva sì, messa sì, nelle opzioni. Non è impossibile, è in prestito. E bravo, hai fatto bene, perché chiaramente se il Milan non riuscirà, certo, a chiudere qualche operazione o a trovare un'intesa economica, Gabbia quantomeno numericamente potrebbe, certo, essere riportato dal prestito, non sta giocando tanto, sì, quindi, sì, no, visto. Quindi in teoria può tornare, ecco, dal prestito. C'era qualche domanda così, se no andiamo avanti col Milan e diamo una giornata. Se vuoi finire il Milan, finisci il Milan. Beh, sul Milan, che si continua a parlare anche di Jovic e possibili cambi in attacco o no? Sì, infatti ci arriviamo. Anche qui è chiaro che col fallimento finora di Jovic c'è l'esigenza di un attaccante. Stanno valutando, però io mi sento di dare questa chiave di lettura a questo scenario ad oggi. Ovviamente poi queste operazioni le fai quando forse a metà gennaio, neanche prima, no? Perché i club poi devono capire e deve avere una certa forza contrattuale quando si avvicina la scadenza del contratto, se dei giocatori praticamente poi non sono così prioritari per un club, magari poi cedono sul prestito. E allora io penso che il giocatore in questo momento che il Milan può prendere, che ha seguito tanto ad un costo contenuto, è Akor Adams, il nigeriano del Montpellier. È chiaro che è un profilo, è un'operazione così fra virgolette transitoria, nel senso che va bene, lo prendi, è un giocatore che poi ti
può restare nella prossima stagione, una valutazione sui 10 milioni. Però, ecco, questa è la scheda di Acor Adams, la regia prontamente ce l'ha mandata, vedete, 23 anni, Montpellier, valutazione sui 10 milioni. Il discorso è chiaro, in questi giorni vi dicevo, si sta scrivendo molto di Jonathan David, e gli scout del Milan, oltre a Jonathan David, si sono interessati, ma come tantissimi altri club, però ovviamente, e non solo quelli del Milan, su altri due attaccanti, uno in particolare il francese Guirassy dello Stoccarda e l'altro è Santiago Jiménez del Feyenoord, però sono tutti giocatori, David, Guirassy e Santiago Jiménez, con quotazioni sui 40 milioni di euro e poi con scadenze diverse, perché quello che ha la scadenza più ravvicinata è Jonathan David nel 2025. Dicono il Lille ha abbassato la quotazione rispetto a quest'estate, siamo sui 40 milioni, però io non credo che il Milan abbia la volontà e la possibilità di fare un'operazione del genere. Eccoli qua i tre sogni per l'estate, diciamo, no? Uno di questi, però sono giocatori sui quali ci sono tantissimi club europei. Io credo che in questo momento quelli più on fire siano Jiménez e Guirassy, perché Jonathan David non sta facendo una bella stagione. Sta tornando di moda. Potrebbe essere un vantaggio il fatto che non stia facendo bene. Sì, certo. Però secondo me se riesce ad avere un accordo con lui e poi lo vai a trattare in estate, perché mi parlavano anche Jiménez, il Lille non te lo dà, ecco, concettualmente. Mi parlavano anche di un vecchio pallino di Mansara Kedia che potrebbe tornare ancora in gioco. E a me piace molto, tra altre cose, forse non costa anche queste cifre, conosce il nostro campionato e per una roba, un tampone immediato, forse potrebbe non essere un'idea da scartare. Non pare che questi del Milan adesso seguano le tracce di lavoro dei precedenti, sappiamo bene che avevano contattato, cercavano Berardi, Arnautovic, quella gente lì, non era proprio in linea con quello che sta facendo. Poi magari erano più performanti, no? No, però Diaz secondo me è un giocatore che varrebbe la pena davvero attenzionarlo. Per salvarsi. Certo, bisogna. Sì, sì. Però lui è in rottura, sai, c'è stato un problema, quindi non lo so. Vabbè. Comunque, volevo chiedere a Maurizio, secondo te, onestamente, cioè è un capriccio di Pioli chiedere un difensore e della società valutare un attaccante? Oppure è proprio un'esigenza concreta? È un'esigenza concreta, perché lo abbiamo visto. Nell'attaccante quello che regge più di tutti è Giroud come attaccante puro, e poi c'hai ovviamente un fuoriclasse che però alterno come prestazioni, che è Leao. Il resto ti manca, e quindi cercare uno che possa prendere il posto di Nojovic, che non ha fatto praticamente nulla, non sarebbe male. L'altra situazione è quasi speculare, perché noi abbiamo visto che di tutti questi difensori del Milan poi non hai delle certezze assolute come giocatori che sono dei muri. Li abbiamo visti tutti, da Cho a Tomori eccetera, giocatori che hanno delle lacune. Sì, e queste lacune, però queste lacune sono anche colpa di un centrocampo che non è quello dello scorso anno, che faceva quel filtro con Tonali o Benasser. Però tra squalifiche, infortuni e mancanze anche, perché insomma stiamo parlando di giocatori, per esempio io quando vedo ciò ti dicono non ho tutta la certezza che tecnicamente sia un giocatore così strabiliante, e quindi insomma se si trovasse qualcosa di meglio deve essere un'opportunità. Il problema è che i parametri che cerca il Milan sono particolari e non garantiscono che tu trovi un altro attaccante con qualità diverse, certo, da quelli che già hai. Beh, sono sicuramente giocatori giovani dai costi contenuti sui quali poi fare il classico. Però Paolo, come dici tu, le esigenze sono obbligate, cioè hai bisogno di un centravanti davvero, perché se viene l'influenza a Giroud, ragazzi, hai ancora in ballo tutto il campionato, hai la Coppa Italia, la Champions, hai tutto ancora da giocare, perché poi il difensore, perché hai perso anche Kalulu, ragazzi. Kalulu è quello che praticamente ha aperto le porte alla scelta del difensore. Comunque, ha rotto gli indugi sostanzialmente. Paolo, per quanto riguarda la punta, adesso bisogna capire anche come va a finire, sto parlando economicamente. Se il Milan dovesse passare il girone guadagnerà 20 milioni e quindi dovrebbe aggiungere solo 20 milioni. Può essere più è una chiave di lettura, perché sicuramente senza passaggio del turno è chiaro che
probabilmente manco la cercano una punta. Certo. Poi non è che te lo garantisca vincere col Borussia Dortmund, eh? No, parlavo di conti. Rischi di finire dalla padella alla braccia e andare in Europa League, che diventa una roba. Però Gianni, se il Milan batte il Borussia Dortmund e il Paris Saint-Germain batte il Newcastle, che è una cosa possibile a Parigi, nell'ultimo turno il Newcastle non può più arrivare nemmeno terzo, perché almeno tre dal Dortmund, se vince peggio gli scontri diretti. Ricordo, per carità, cambiano le partite, sono tutte diverse, ma ha preso quattro papine a Newcastle. Sì, però Newcastle si poteva fuori, se perde a Parigi. No, d'accordo. Invece una curiosità, siccome Michele si è parlato velocissimo. Fai la domanda, ti rispondo dopo la pubblicità. In settimana si è parlato di Maldini e Massara, non più in ottica rabbia, ma addirittura Manchester United, che ha visto l'ingresso di Sir Ratcliffe come socio operativo in ambito sportivo. Chissà se magari davvero punta su Maldini e Massara. Sai che lo United, per esempio, quest'estate, tra gli altri, aveva trattato Giuntoli? Vedi, per esempio. Per esempio, vabbè, prima ovviamente. Perché il nuovo azionista sta improntando una rivoluzione a livello di organizzazione e struttura. Allora, noi ci fermiamo per pochissimo, torniamo subito dopo la pubblicità, ancora calciomercato, quello inerente Juve, Inter e finiamo anche il discorso appunto del Milan. Proseguiamo con le domande di calciomercato al nostro Paolo Bargigia. Guarda, io te ne faccio un paio. Okay, vengono da me. Spero di riuscire a rispondere. Vediamo se hai studiato, no, scherzo ovviamente. Lazio, discorso Lazio e Insigne, così almeno smorziamo un attimino da Napoli, Inter, Milan e Juve. Potrebbe essere un ritorno in Italia per appunto il ex calciatore Napoli? Ma secondo me in questo momento è più suggestione legata al fatto che Insigne non si trova bene nella nuova vita, nella squadra, i tifosi l'avevano anche contestato. Sì. E che comunque è un giocatore alla Sarri, però io non credo che sia una cosa fattibile, anche perché comunque Insigne ha un ingaggio molto alto fuori dai parametri della però Lazio. Tornerebbe volentieri in Italia, lui tornerebbe volentieri, però non credo che Lotito faccia questa operazione. Invece rinnovo Kvaratskhelia. Beh, questo è un tema che ci porta tra il mercato di gennaio, ma soprattutto su quello che succederà a Napoli nella prossima stagione. Ed è chiaro che Kvaratskhelia è il focus più delicato, ma neanche molto, perché comunque non dimentichiamo che De Laurentiis quest'estate avrà un grosso problema, dovrà vendere Osimhen. E quindi, a proposito di rinnovi che non arrivano, Kvaratskhelia ha un contratto lungo fino al 2027. È chiaro che numericamente non c'è, De Laurentiis non è con l'acqua alla gola, però non può neanche tenere un giocatore che diventerebbe scontento perché ha un ingaggio da 1.200.000 euro all'anno. E io però non sono convinto che Kvaratskhelia accetti un rinnovo, lo può accettare Ponte per un'altra stagione, perché per quanto può guadagnare non arriverà mai a guadagnare quello che gli possono offrire club. Hai visto, ha parlato anche il CT della Georgia, come Real, Barcellona, Bayern Monaco, la Premier, e quindi quello sarà un dente che farà male. Sui rinnovi ad oggi non ho segnali che Zielinski voglia rinnovare col Napoli. Così rispondiamo. E il futuro di Zielinski ci proietta poi alle strategie dell'Inter per la prossima stagione, che secondo me sono molto delineate per essere così lontani. Vale a dire, io mi aspetto tre operazioni su tre giocatori in scadenza di contratto per l'Inter in stile Marotta. Partendo dai difensori, uno è Thiago Diallo, portoghese del Lille, scadenza 2024, che l'Inter aveva già trattato. Vecchio amore. In mezzo, il secondo è Zielinski. Sì. Anche questo vecchissimo, addirittura quando è andato al Napoli Ausilio lo seguiva. Dall'Empoli, no? Arrivava lui? Sarri. E il terzo può essere Taremi. Taremi anche lì un nome quindi, molto discusso. Quindi secondo me stiamo entrando in una zona marotta. Infatti si parlava anche... era lì pronto per chiudere, poi l'ultimo giorno hanno fatto un ricatto i procuratori, Paolo lo sa bene, e quindi è saltato tutto, siamo arrivati a prendere Jovic. Si parla di possibili sondaggi a gennaio per capire il Porto, se è malleabile, perché c'è la Coppa d'Asia, però io non ci credo. Bisogna questa cosa che l'Inter spenda anche 7-8 milioni a gennaio. Fa il Porto, se si qualifica. Sì. Però cioè, se Arnautovic sta bene, prendere ho capito, però in questo momento sia Arnautovic che Sanchez sono un disastro.
Beh, è un disastro. Ma se arriva Arnautovic era infortunato. Taremi non è che possa non è che lo prendi per fargli far tanta panchina, perché quello è un titolare insieme a Lautaro, ovviamente. Sì. Però insomma non è che poi. Ma io credo che non sia neanche interessante per Taremi anticipare a gennaio, comunque dove non giocherebbe sempre e dove comunque può in ogni caso spuntare un ingaggio migliore se tu arrivi a fine contratto, e giocarsela anche magari una specie di asta mascherata con altri club che lo cercano. No, secondo me invece, e volevo coinvolgere anche Marcello Chirico, che abbiamo, no? In collegamento. Sì, Marcello, ci sei, eccoti lì. No, invece sulla Juve io ho registrato, facendo delle verifiche in questi giorni, un po' un rallentamento e un'uscita dai radar di tantissimi centrocampisti che vengono abbinati alla Juve per gennaio. Noi infatti abbiamo fatto un titolo, stallo Juve, il centrocampista giusto non c'è ancora. Perché? Non so se tu concordi con quanto racconto. Allora, mettiamo qualche giocatore. Partiamo dall'ultimo giocatore di cui si è parlato in questi giorni, di Fabian Ruiz. Io ho verificato, c'è stato questo incontro a Torino tra i rappresentanti della sua agenzia tra martedì e mercoledì e Giuntoli, però non per parlare di Fabian Ruiz, ma per parlare di possibili giocatori per l'estate, una visita di cortesia. E so anche che Fabian Ruiz non ha neanche tanto le caratteristiche di quell'aggressività, quella rapidità che cercherebbe la Juve per inserire un centrocampista a gennaio. Quindi io adesso faccio uscire Fabian Ruiz, faccio uscire Partey dell'Arsenal, sul quale non hanno garanzie di tenuta fisica. Faccio va in Coppa d'Africa Partey. Esattamente, faccio uscire Højbjerg perché è considerato un mediano e poi perché il Tottenham non lo presta. E praticamente resta con caratteristiche eccezionali Calvin Phillips del City, che lo presta, ma se viene in Italia non sta in Premier. E poi tutto sommato basta, perché il giocatore ideale per Giuntoli, De Paul, secondo me in questo momento non è per nulla vicino. Poi oggi in Spagna hanno scritto anche che potrebbe sostituire al Barcellona Gavi qualora l'Atletico, io non penso che l'Atletico possa fare un'operazione col Barcellona così. Però ecco, cioè si registra sulla ricerca del centrocampista Juve un po' uno stallo, dove ti resta Calvin Phillips e Samardžić, se vuoi impostare un'operazione per il futuro. Sì, Samardžić, ecco. Che non sappiamo nemmeno se poi l'Udinese lo venda a gennaio, ecco, perché dipenderà molto dalla posizione in classifica. Esattamente, io dal lavoro che ho fatto ho un po' queste informazioni. No, io condivido. Poi Fabian Ruiz ha uno stipendio da 8 milioni, quindi è impossibile assolutamente prenderlo, però qualcosa farà. Io mi aspetto qualche cosa che tira fuori dal cilindro Giuntoli.